Secondo San Mario Pio da Goldman Sachs e tutta la sua corte di guerra fondai col culo degli altri, quei 3-4 mila euro l'anno in più di bollette che saranno costrette a pagare famiglie che ne incassano in tutto meno di 10-15 mila sono un prezzo congruo da pagare per difendere la democrazia e la libertà. Ammesso e non concesso che dei nemici giurati del voto popolare possano autonominarsi paladini di principi che calpestano quotidianamente, la domanda che non possiamo non farci è: ma ste cazzo di sanzioni funzionano davvero? Secondo il Sole 24 Ore, tramite la penna di Giorgio La Malfa, cioè rendiamoci conto, Giorgio La Malfa ancora parla, assolutamente sì. Basta tenere la barra dritta ancora un po', sempre rigorosamente col culo degli altri, e vedrete che quello sprovveduto di Putin si ritroverà in ginocchio ad elemosinare una nuova partita di borse Hermès che da quando a Mosca scarseggiano stanno causando una vera e propria sommossa popolare. Meno male che anche tra i suprematisti, gli imperialisti e i guerrafondai c'è chi non rinuncia a una dose minima di pragmatismo e vuole evitare di tagliarsi le zebedei per far rispetto alla moglie. Come la redazione dell'Economist, la bibbia del più spietato cattivismo turboliberista che qualche giorno fa ha assestato un 1-2 da manuale al wishful thinking dell'establishment occidentale. Perché la Russia continua a fare meglio delle previsioni? Si sono chiesti? L'articolo è un vero e proprio bestiario di tutte le previsioni farlocche infilate negli ultimi 6 mesi dai maggiordomi che abbiamo soprannominato competenti. In marzo avevano previsto che il PIL russo crollasse di oltre il 15%, bruciando in una botta sola l'intera crescita degli ultimi 15 anni. Il fantomatico crollo invece si fermerà al 6%. Se ci impegniamo ancora un po', magari li superiamo. Avevano previsto che la Russia sarebbe stata completamente isolata. Il suo interscambio con un centinaio di paesi che pesano per circa il 40% del PIL globale, invece è aumentato. Un indicatore in tempo reale che gli analisti utilizzano spesso per capire lo stato di salute di un'economia è il Current Activity Indicator. Come si vede dal grafico, in marzo ed aprile era crollato precipitosamente, ma ormai si è quasi completamente ripreso. Quello tedesco no, e quello USA continua a declinare lentamente da mo'. La produzione industriale è calata di appena l'1,8% e il consumo di elettricità è in crescita. Anche il peso trasportato dai treni merci, che è usato spesso come proxy per capire come sta andando la domanda. Mentre in Occidente l'inflazione è letteralmente esplosa, in Russia è inferiore a quella registrata a fine 2021 e quella attesa nei prossimi 12 mesi è ormai poco superiore al 10%, come quella tedesca, e decisamente inferiore a quella britannica. Ciò nonostante, secondo i dati di Sberbank, la paga media reale è drasticamente cresciuta rispetto alla primavera. Secondo l'Economist, tutto questo è dovuto anche al fatto che, al contrario delle narrazioni russofobe alla chicomentana, Putin si è saputo circondare di parecchie persone che di economia ci capiscono e come. Un viaggio studio per Cottarelli e Marattini potrebbe essere un'idea. Qual è la loro ricetta? Negli ultimi anni hanno deciso di sacrificare un po' di crescita per guadagnare un po' in indipendenza. Già nel 2019 lo stock degli investimenti esteri diretti in Russia ammontava a meno del 30% del PIL, contro una media globale di poco inferiore al 50%. Subito prima della crisi ucraina, solo lo 0,3% dei russi occupati lavorava per un'azienda americana, contro una media di oltre il 2% dei paesi più sviluppati, l'eldorado del populismo sovranista. Quello che l'esercito dei competenti da salotto nostrani bullizzano continuamente sui giornaloni che ormai leggono solo tra di loro. Normale non avessero previsto potesse funzionare. Come è normale che un organo ufficiale del Partito Unico Internazionale degli Affari e della Guerra, come l'Economist, dopo aver snocciolato tutte queste considerazioni illuminanti, le utilizzi per trarre delle conclusioni che fanno a cazzotti con ogni minimo barlume di buonsenso. E invece di invitare a fare i conti con l'inevitabilità di scendere a patti con le potenze emergenti e smetterla di perseguire progetti deliranti di egemonia globale sulla pelle di chi per campare li tocca lavorare, rilanciano con una bella dose di superomismo celodurista. La buona notizia è che dopo 180 giorni dall'inizio della guerra, le democrazie stanno cominciando a imparare la lezione. Armi sempre più potenti si stanno finalmente riversando in Ucraina, perché nessuno può contrapporsi a un'aggressione attraverso le sole sanzioni. La forza dura rimane essenziale, scrivono. Della serie abbiamo fatto 30, famo 31. E allora noi famo pure 32. E a questo giro glielo diciamo chiaro. Noi la vostra guerra non la paghiamo, a partire dalle bollette. Ottolina TV, infatti, sta provando a portare anche in Italia la campagna che sta facendo esplodere tutto il Regno Unito. Si chiama Don't Pay, non pagare. Lo sciopero dei consumatori contro il delirante caro bollette a cui stiamo assistendo.
mondo. Primo step, disattivare subito tutte le domiciliazioni. Continuate a seguirci per capire come si evolverà questa campagna e magari, se vi avanza qualche spicciolo, ricordatevi di aderire alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe, che mi sa che ne avremo bisogno. Troverete tutti i link nei commenti e nelle bio. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.